Buonasera, eccoci in diretta. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Oggi siamo qui in diretta sulla pagina come ogni giorno, tranne il lunedì. Il lunedì è il giorno scelgo me, quindi è il giorno in cui faccio sempre una diretta, ma è privata per le donne che sono nel percorso scelgo me. Ora, nel frattempo che vi aspetto, accedo sempre qui dalla pagina con il computer perché così posso vedere i vostri commenti, chi saluta, se vedo la diretta anche io. E parleremo di forma fisica, sì, forma fisica e quanto l'ordine influenza ovviamente il successo in questo ambito e il disordine invece l'insuccesso, quindi l'autosabotaggio che avviene dall'ambiente in cui vivi. E dato che diciamo che il tornare in forma è un sogno, un obiettivo, un desiderio di chiunque. Chiunque, quando sei in forma vuoi essere ancora più in forma, no? Quindi in realtà questa è una tematica che sicuramente toccherà, interesserà molte, molte di voi. E la tematica mi è, diciamo, l'ho scelto di trattarla oggi, ma perché appunto mi è arrivata un'email oggi e ho pensato che allora fosse importante affrontarla. Per chiarire un po', diciamo, la questione. Allora, nel frattempo, accedo qui dalla diretta, vi saluto tutte, pian piano chi vi ha... Quando si informa vuoi essere pian piano ancora chi più è in arrivato in forma. diretta, ok? Un saluto a tutte, mi fa sempre piacere. Ringrazio sempre tutte le donne che mi seguono tutti i giorni, che sono in diretta con me, siete tutte fantastiche sicuramente, anche se magari non vi palesate ancora, ma non vi preoccupate, non mangio, non so. Allora... nel frattempo vi metto qua il percorso, devo andare a fare a dare una sbirciata al percorso scelgo me, le testimonianze delle altre leonesse, capire che cos'è, ok, il percorso, a darvi un po' di risposte e poi farmi anche qualche domanda, che dite? Non lo so, avrete qualche dubbio? Che poi ce li avete i dubbi, perché poi mi scrivete in email, mi scrivete su Facebook. Mi scrivete, punto, perché non c'avete il numero di telefono per fortuna. ma mi scrivete e mi chiedo: ma perché non me le fate in diretta le domande che riesco a essere anche più esauriente? Con una mail, cos'è che vi dico? Allora, nel frattempo vi metto in alto, fisso in alto il commento. Ah, ciao Carla, ciao Marta. Aspetta, non riesco. Ok, ecco qua. Oh, sono riuscita a fissare in alto il commento nel frattempo. Ciao Marta, ciao Carla, ciao Patrizia. Adesso lo scopriamo insieme, Giada. Hai visto? L'area orientale ogni tanto torna. Ciao Patrizia, che bello avervi in diretta. Ciao Marina, ciao, ciao a tutte. Che bello, mi spaventi. No, ma che spaventi, anzi, andiamo a capire che per progetti importanti, no, sulla salute in generale, come il tornare in forma, che diciamo che tutti desideriamo perché vogliamo piacerci di più, vogliamo sia per una questione di piacerci di più, amarci di più, ma anche per questioni anche di salute, no? Molto spesso è così. Quindi la dieta, no? Queste situazioni qua si creano perché abbiamo bisogno di prenderci cura di noi. Allora, dobbiamo capire che però, parto con la diretta, dobbiamo capire però, ciao Anna, che per prenderci cura di noi, da un punto di vista salutare, come fare una dieta, andare in palestra, quella che voi volete, ok? E anche non andare in palestra, ma mettervi a casa, fare esercizi, insomma, è un po' strano da una persona che non si prende cura dell'ambiente in cui vive. Quindi già iniziamo a trovare il primo grande problema, no? Che è quello di dire voglio tornare in forma, quindi voglio prendermi cura di me, ma ti trovi in una situazione in cui quando vivi in una casa dove sei disordinata, dove vivi male, dove non ti prendi cura di te. Perché se tu veramente ti volessi prendere cura di te, prima di arrivare a voler fare una dieta, prima di arrivare ad andare in palestra, a metterti in forma, così devi capire
che sicuramente qualcosa non ti ha mai agevolato, non ti ha mai aiutato. Come puoi tu riuscire a mantenere una dieta sana se hai una dispensa dove puoi trovare qualsiasi cosa che non è ordinata, dove c'è... Dai ragazze, il pacchetto di patatine e la Coca-Cola lì, ma tutte ce l'abbiamo, nel senso, ma il punto è che non ci devono essere se tu hai un progetto di salute, un progetto in cui ti vuoi impegnare, metterti in forma, stare bene con te stessa. Non puoi star bene con te stessa se quando apri la dispensa devi metterci il lucchetto. Ok? Quindi l'ambiente in cui viviamo ha definito il nostro insuccesso da un punto di vista di salute. Perché? Salute vuol dire non solo tornare in forma, mettersi in forma da un punto di vista ginnico, ma anche gli sforzi che noi commettiamo e gli errori che commettiamo in casa quando noi ci mettiamo a fare una cosa piuttosto che un'altra, a fare ordini, a pulire, ma anche se non facciamo né ordini né puliamo, quando vogliamo usare qualcosa dobbiamo iniziare ad arrampicarci in casa. E poi ci facciamo male, no? Ci facciamo male, lì dobbiamo iniziare e lì capiamo che dobbiamo un attimo prenderci cura di noi. Però non capiamo, cioè noi andiamo fuori dal dottore, dalla persona che ci può aiutare, dare il consiglio, ma non andiamo a capire però che noi ci siamo accorti, ci siamo fatti male, ci siamo accorti che qualcosa non andava mentre stavamo in casa nostra, no? Ciao Rosanna, ciao Fulvia, ciao Racchilina, ciao... certo, ma certo che influenza tutti gli ambiti della nostra vita, perché l'ordine non è non è una semplice attività per casalinga che ha voglia di non pensare e si mette a riordinare le cose in casa, eh? Non è così. Fare ordine è un mezzo per sviluppare una mentalità. La mentalità che noi andiamo a sviluppare è quella che porta con sé delle buone abitudini sane e produttive per il tuo stile di vita. Per esempio, il fatto di imparare ad essere costante, imparare a stabilire delle priorità e mantenerle nel tempo fino a raggiungerle. Il fatto di non procrastinare, di non rimandare più. Il fatto di iniziare una cosa e concluderla, quindi basta l'inconcludenza. Il fatto che noi diciamo una cosa, cioè anche solo il dire voglio tornare in forma e voglio mettermi in forma, il fatto che tu io ho messo tornare, ma non lo direi mai io tornare, io direi mettermi in forma, perché tornare in forma fa capire che hai già fallito una volta. Il bello è che tu hai fallito una volta e ti approcci nuovamente alla dieta, alla consulenza ginnica. Quello che stai facendo, palestra, non so se qualcuno di voi ha iniziato a fare qualcosa del genere, ma con la stessa mentalità con cui hai fallito. E come fai a capire se la mentalità è cambiata nel tempo? Dalle soluzioni che cerchi. Perché se tu cerchi la stessa soluzione, molto simile a quella con cui hai fallito, allora vuol dire che la mentalità non è cambiata. Ma inoltre, c'è da andare a capire che se tu hai cambiato mentalità, nel periodo dietro, guardandoti indietro, dovresti aver ottenuto dei risultati diversi nella tua vita, diversi, cioè vuol dire che tu ti approcci a questo tornare in forma con un'altra mentalità, con un'altra propensione, un'altra motivazione, che non è il semplice dire torno in forma, ma è voglio mettermi in forma perché ho da un po' di tempo che ci voglio fare, cioè con motivazioni più forti, con più chiarezza, ti approcci con l'idea di volerlo fare per ottenere un risultato in determinati tempi. La mentalità con cui ti approcci a determinati progetti, non chissà quando terminerà, ma sì, chissà se ce la farò, ci provo, vediamo, oppure l'ennesima volta, vediamo se questa volta ci riesce, come se gli altri sono gli altri che ti fanno tornare in forma, è la mentalità sbagliata. Nel senso che per riuscire a tornare in forma, che è un progetto a lungo termine, non è un progetto a breve termine, quindi già bisogna capire che bisogna essere costanti, non bisogna rimandare, bisogna avere una forte motivazione interiore, cioè una persona esterna ti può dire fai 10 squat, mangia sano, te lo può dire tutti i giorni, lo dicono anche dappertutto su online, sul web, non c'è neanche bisogno che paghi uno che te lo dice, se vuoi te lo dico io in questo momento, se hai bisogno di questo. Ma il punto non è quando ti viene detto, il problema è quando non ti viene detto che non lo fai. Ed è lì che c'è la mentalità, se la mentalità è corretta, che tu ti motivi a fare quello che gli altri ti dicono,
Quando tu ne hai bisogno, ma il posto di aspettare che gli altri te lo dicano, sei tu che te lo dici. Ciao Lorena, ho visto la tua email e stasera mi hai fatto venire in mente di parlare dell'argomento, perché comunque è molto importante, si può approfondire anche per ore, ore, giorni in realtà. Anche, assolutamente, quello che dice Marina è vero, ma più che andare a toccare la sfera emotiva, ok, di quanto può essere il cibo uno sfogo per noi, in realtà lo è anche le cose, c'è chi si sfoga più col cibo, chi con le cose, inizia a fare ordine e butta tutto, non cambia niente, perché le emozioni quelle sono, e infatti come ti sfoghi con le cose, ti puoi sfogare con le persone, ti puoi sfogare con te stessa, ti puoi sfogare con il cibo, non cambia niente. Il punto è riuscire a capire che quando noi ci troviamo a voler raggiungere un obiettivo e fare un progetto a lungo termine, qua parliamo di progetto a lungo termine, su questa pagina parliamo di ordine ed è un progetto a lungo termine. Il tornare in forma, il mettersi in forma è un progetto a lungo termine. Però, ad esempio, fare ordine per chi è su questa pagina è ormai quasi consapevole, e spero consapevole del tutto, che come ha fatto fino ad oggi non ha funzionato e quindi che ha bisogno non solo di un nuovo metodo, non solo di supporto, ma proprio di un percorso strutturato che ti consente di portare a termine questo progetto. Perché il motivo per cui noi falliamo, il motivo per cui noi ci fermiamo, e qui prendo esempio il percorso di riordino per farvi capire poi quando parliamo di dieta e tornare in forma cosa vuol dire, quando noi facciamo un percorso di riordino, se siamo sole, all'inizio siamo cariche perché è la novità e siamo motivate perché diciamo voglio assolutamente no, iniziare, che bello, è nuovo, mi piace, sono curiosa, chissà com'è. Sì, fatti i vestiti, che sono già 10 sottocategorie, quindi non sono proprio una, sono 10, e chi ne ha di più sono anche di più. Poi sono i libri, non è finita con i libri, Poi sono le carte, e lì è un macigno per tutte perché è noiosa. Poi c'è il kimono, quindi oggetti miscellanei, e infine i ricordi. Dunque, possiamo capire che la motivazione iniziale non basta. È bisogno proprio di avere chiaro, quindi fare chiarezza sempre, ogni giorno, tutte le donne, cioè chiarezza la fanno ogni sessione, perché non solo cambiano il percorso, ma devono avere ben chiaro sempre il perché stanno facendo quel percorso, perché altrimenti mollano. Dunque, la motivazione esterna che posso essere io e dico, ragazze, continuate a fare ordini, mi raccomando, questo percorso l'hai scelto per questo, mi ricordi che vuoi ottenere questo, io te lo posso dire, ma il problema non è quando io te lo dico che ti convinci e dici, hai ragione, sì, devo continuare, è quando io non ti dico queste cose perché dovresti dirtele tu a te stessa. Ma come puoi dirtele se non sei mai stata abituata? Se hai sempre pensato di dover ottenere i tuoi risultati dipendendo dagli altri? Tutte le donne che sono nel percorso Scelgo Me iniziano che sono leonesse, no? Si trasformano pian piano in leonesse ed escono che sono leonesse indipendenti. Indipendenti vuol dire che non dipendono più da me, che gli devo dire, mi raccomando, vestiti, procedi così, mi raccomando, i ricordi, mi raccomando, se non sai dove sono le cose, perché hai fatto così, mi raccomando, tutto a vista, mi raccomando. Non serve che lo dico. Sai perché? Perché non solo se lo sono sentito ripetuto per un 2 mesi minimo di percorso e probabilmente ne avranno noia, ma è giusto così, perché qua tu sei quasi a dire basta, mi sono scocciata di sentire sempre queste cose, vuol dire che ormai le hai apprese. Vuol dire che ormai le hai apprese, come quando andiamo a scuola, stessa cosa. Quando ti sei scocciata di sentire la prof che dice sempre le stesse cose, cioè, ma dice sempre le stesse cose. Non è che dice sempre le stesse cose, che lei le dice, le ripete allo sfinimento, perché sono importanti, che il fatto che tu le abbia capite, ma non vuol dire che l'altra metà della classe le ha comprese. Quindi è così, punto. Dunque, durante il percorso, le donne, appunto, no, apprendono la nuova mentalità, la mettono in pratica, svilupparla, bisogna cioè rendere concreta la mentalità, perché non può essere voglio fare ordine. Ma sì, lo sto facendo, ma non vedi? Riordino. Questa non è la mentalità, non è la mentalità, non c'entra niente. Questo qua è oggi vedo che sto facendo qualcosa, ma non c'è prospettiva, non c'è convinzione, non c'è desiderio di andare avanti, non c'è niente. Ciao Manuela. L'idea è cercare di capire che quando noi vogliamo fare progetti a lungo termine, dobbiamo iniziare da un progetto che ci dia gli strumenti, le capacità
per sviluppare quella mentalità che ci consentirà di riuscire a realizzare i nostri progetti personali, quelli della vostra vita, quelli che sono i vostri sogni, i vostri obiettivi. L'obiettivo della vita di ognuno di noi non è fare ordine, non è quello, ma è sviluppare una mentalità vincente facendo ordine perché è un mezzo efficace, facile, semplice, duraturo, che veramente ti porta a veramente a cambiare radicalmente le tue abitudini, perché le abitudini le si cambiano in 27 giorni. Se il percorso dura minimo un mese e mezzo, capite che se tu lo fai per 2 mesi, 3 mesi, continui a fare ordine, ordine, a procedere sempre con la stessa mentalità, finisci il percorso che ormai per forza sei una persona migliore, sei una lionessa indipendente, sei cambiata, perché non avresti mai potuto ottenere determinati risultati rimanendo la persona che eri all'inizio. Se vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto, dovrai sicuramente fare cose che non hai mai fatto. Ma questa è una frase, no? Famosissima, che ovviamente c'ha ragione. Quindi cosa vuol dire? Che se tu fino ad oggi hai fatto sempre le stesse cose, ti sei approcciata ai tuoi progetti sempre nello stesso modo, un po' anche timorosa, incerta, così con tanta incertezza e tanta insicurezza, non lo otterrai. Perché non si ottengono le cose così, eh. Bisogna volerlo a tutti i costi, bisogna sapere che per ogni scelta che tu fai saranno determinate delle conseguenze, altre scelte future che dovrai prendere per forza, dovrai fare per forza, perché se tu sei in crisi davanti ad una scelta, come ad esempio, no, nell'email, tra due percorsi, ancora di più è importante fare ordine, perché fare ordine ti aiuta a sviluppare un'elevata capacità di scelta, perché tu devi assolutamente conoscere che cosa è per te importante, che cosa è urgente, ma che cosa soprattutto è importante e non urgente, e quindi che cosa è una priorità per te. Ma ancora è importante perché no, le scelte che tutte le donne imparano a prendere piano piano iniziano piano piano dalle scelte più facili. Eppure in crisi sono all'inizio con i vestiti, ma poi capiscono che superati i vestiti, la crisi, ed era la crisi, vanno per i libri, che era la crisi, e superano anche quella. Poi le carte, la crisi della noia, delle carte, superano anche quella. Arrivano al kimono, che sono 10.000 categorie, e riescono pure a gestire, quindi, no? Categorie miscellanee, quindi differenti, no? Riescono a essere organizzate, a pianificare questo riordino, e infine ricordi, quindi il lato emozionale, gestire le proprie emozioni. Quando noi quindi vogliamo creare un progetto a lungo termine, è importante fare pratica prima con un progetto dove possiamo anche sbagliare. Fare ordine, per esempio, tu puoi anche sbagliare e dire: vabbè, Alba, come mi succede? Mi dicono: Alba, oggi ho fatto metà libri, però le carte erano urgenti, quindi alla fine ho iniziato le carte. Perfetto, inconcludenza, procrastinato, pigrizia. Tutte le cattive abitudini sono venute fuori perché non hai aspettato, cioè iniziare, terminare, rimandato, hai stoppato. Quindi cosa vuol dire? Cambiate le priorità velocemente. Ora, una cosa è fare ordine, quindi tu impari dall'errore, dici ok, le carte le ho iniziate, ho sbagliato, imparo dall'errore, la prossima volta si inizierà una categoria, l'inizio, la termino, l'inizio, la fine. Ma finché si parla di ordine, sei in casa tua e le conseguenze al massimo che si possono ripercuotere è una scelta errata da cui puoi imparare, oppure una categoria che potevi fare dall'inizio alla fine in modo più accurato rispetto a quella, le conseguenze sono minime. Ma invece, quando tu stai facendo un progetto che per te è importante, quindi c'è tutto te stessa, come può essere ad esempio il voler tornare in forma, che questo è un desiderio di ogni donna che c'è nel percorso, tutte sono fuori peso, non ce n'è una forma peso, ok? Ma è normale perché se sei disordinata ti sei trascurata, se ti sei trascurata dentro, ti sei trascurata anche fuori, perché la tua casa è lo specchio della persona che sei, della vita che hai condotto negli ultimi anni. Poi, se non fai ordine da 10 anni, è il risultato di 10 anni. Se non fai ordine da 30, è il risultato di 30. Se non fai ordine da 6, sarà il risultato di 6, non cambia. Quindi, se tu in un progetto in cui ci tieni, ti stai focalizzando, come può essere la forma fisica, se fallisci ti fa molto più male del ho sbagliato categoria, posso rimediare.
Perché quando tu fai un progetto a lungo termine, come può essere appunto il tornare in forma, che non è a breve termine, chi ve la racconta così è una balla, non puoi. Perché se fosse a breve termine, comunque non crei un'abitudine nel tuo stile di vita a tale da riuscire poi a mantenere quel cambiamento. Perché il potere delle abitudini è riuscire a mantenere quel cambiamento nel tempo. Il potere dell'abitudine che si va a creare quindi con il percorso di riordine è riuscire a finalmente radicare abitudini sane e produttive che non solo ti hanno aiutato a ottenere ordine nella tua casa, bello, leggerezza dentro di te, consapevolezza e chiarezza di intenti, capacità di scelta. Una volta che tu sai ben chiaro chi sei, cosa vuoi, cosa hai sbagliato, cosa non devi più ripetere, cosa vuoi ottenere, chi vuoi diventare, le scelte saranno molto più semplici, non andrai più in crisi emotiva perché saprai gestire le emozioni grazie alla quinta categoria dei ricordi. Quando tu finalmente scegli voglio tornare in forma, tu non potrai soltanto dire bene, inizio una dieta e vado da fare ginnastica, ma dovrai anche stabilire un percorso, è un progetto, quindi saranno delle tappe, perché altrimenti se tu vai avanti e poi vedi che all'inizio la forma fisica è così, perché rispetto all'ordine vedi subito i risultati, quindi sei subito gratificata, ma quando ti metti in forma all'inizio è solo un'agonia, perché non vedi i risultati subito, al massimo all'inizio vedi subito lo sgonfiamento da liquidi, vabbè. Ma poi inizierai a vedere che invece la massa muscolare per crescere, così come la dieta per fare effetto, bisogna poi cambiarla perché delle volte, cioè bisogna, ok, lavorare, avere pazienza, pazienza che se tu non l'hai sviluppata facendo ordine in casa tua dove c'era il macello, ok, non l'avrai nei confronti di un progetto del genere, perché poi la gente molla, perché tutte le persone che iniziano a dire torno in forma poi non lo fanno nel lungo tempo, perché non hanno pazienza, perché vogliono tutto e subito, quindi fretta. Perché se non va bene subito, poi iniziano a rimandare. All'inizio partono a mille, fanno un mese in cui rispetto alla dieta, in cui vanno in palestra, in cui seguono il coach. Poi i risultati però iniziano a essere ovviamente più lontani, perché dovrai faticare di più per riuscire a fare il salto, no? È così, ci vuole tempo, cioè non è che possiamo, siamo macchine, ricordiamoci, non siamo planetarie, eh? Non siamo macchine, siamo esseri umani. Quindi, soprattutto poi dall'età, ovviamente poi più sei avanti con l'età, più sarà fa difficile, no? Vedere subito i risultati. Quando sei più giovane, subito fai l'esercizio, c'è subito il muscolo così, ci vuole un po' di tempo. Ma noi non dobbiamo fermarci. Ma cos'è che non ci farà mai fermare, anche se non abbiamo subito i risultati? La motivazione interna. Ma come fai ad avere motivazione forte se sai già cosa vuol dire avere una motivazione che ti porta a un risultato? Ma perché dovresti mantenere una motivazione forte in un nuovo progetto importante per te? Perché tu hai già visto che agendo in questo modo hai ottenuto un risultato per te importante, fare ordine nella tua casa, ma soprattutto fare ordine dentro di te, fare chiarezza, capire chi sei, cosa vuoi, essere più tranquilla nelle tue scelte, essere più leggera. Quindi capisci che quel modus operandi di quel percorso ti ha aiutato ad ottenere un risultato. Quindi funziona. Quando qualcosa funziona, è un metodo che applicato funziona, altrimenti è una cacata. Bisogna capirlo. Quindi se voi adesso, quando fate qualsiasi progetto, qualsiasi cosa voi fate, ok? Riprendete cose che avete già sperimentato, che sono state fallimentari. È inutile riprovarci, è inutile cambiare pagina, cambiare pagina. Bisogna quindi andare a capire, prima di cambiare pagina, fate così, prima di cambiare pagina, cercate di capire cosa non è andato, se era perché c'era poco supporto, se perché tu non eri abbastanza motivata, se la dieta era sbagliata, se i modi della persona non erano concordi con te, che anche questo è importante, l'empatia, una persona ti deve capire, un coach, un allenatore ti deve capire, oltre a dirti muovi il culo, ma quello dobbiamo, cioè, te lo devi dire a te stessa tu ogni giorno nella tua vita, a prescindere che quando sei sul letto a poltrire per più di 2 minuti, non ci deve essere il coach che te lo dice, perché tu, se già no, se tu già muovi il culo a casa tua, posso rimanere nel letto e esci dal letto già la mattina, quando poi andrai in palestra vedrai che non ti servirà nemmeno l'allenatore che ti dice muovi il culo, perché te lo muoverai ancora prima che lui te lo dice. La differenza quando io facevo pallavolo agonistico era che l'allenatore non mi doveva neanche dire Alba ripeti esercizio per migliorare, perché lo ripetevo a casa il pomeriggio, il giorno dopo scuola, quando lì, arrivavo mezz'ora prima facevo i bagher a muro, quando facevo le partite io facevo il prepartito, iniziavo mezz'ora prima, quindi non mi serviva che lui me lo diceva per questa cosa, perché io sapevo che quello che portava a migliorare nel tempo era costanza, perseveranza,
motivazione, voglia, ma soprattutto avevo un obiettivo. Senza obiettivo, perché dovresti andare a mezz'ora prima a fare i bagger come le altre mie amiche che non lo facevano? Perché per loro era strano che io non uscivo mai io. O studiavo, pallavolo, scuola, studiavo, pallavolo, pallavolo ancora prima della scuola per me era. Quindi perché avevo un obiettivo nella mia vita. Quando il mio obiettivo è crollato, ovviamente, anche la mia motivazione per andare a pallavolo non c'era più dopo anni e anni di sport. Quindi io da quando sono piccola ho sempre fatto sport nella mia vita. Morta la motivazione, è cambiato tutto. Cambiato tutto, quindi ho mollato anche lo sport. Ma noi quindi dobbiamo capire che per riuscire a raggiungere un obiettivo e realizzare i nostri progetti, non possiamo rimanere le persone che siamo, diciamo che siamo quando delle persone che hanno fallito. Se noi adesso voi fate finta che adesso siete in una situazione in cui avete avuto degli insuccessi nel progetto in cui volete realizzarvi, quindi avete già provato, avete fallito, oppure lo desiderate da anni, dalla vita, ma non ce l'avete mai fatta, perché non avete manco mai iniziato, perché avevate poca fiducia in voi. Perfetto, ma noi queste certezze non possiamo avere da un giorno all'altro, così, dall'aria fritta, oppure l'amica dice, ma no, come succedeva a me, no? L'amica che mi diceva: "Ma Alba, ma tu sei carica, sei piena di energia, sei una persona brillante, sei molto creativa. Tu nella vita avrai qualsiasi cosa, tu nella vita riuscirai a fare tutto." Certo, mamma mia, ma se me lo dici tu, guarda, ma sicuramente io ci credo. Ma sicuramente io ci credo, ma se lei me lo diceva è perché ne avevo bisogno. Mettiamo una parentesi, vuol dire che lei percepiva che io non credevo in me stessa, prima cosa. Quindi non è vero, sappiatelo, quindi vuol dire che se te lo dicono, vuol dire che lo percepiscono che tu non ci credi e dunque te lo dicono per rassicurarti, ma il fatto è che tu non ci credi, quindi non lo raggiungerai mai quel sogno, però vabbè, detta sta parentesi, se tu hai la mentalità che appunto ha provato, non è andata e cerchi certezze, le certezze sono fatti, no? Un fatto, dici, oh, guarda. Se ti dicono dopo la pioggia esce l'arcobaleno, se tu lo vedi, piove, poi c'è l'arcobaleno, dici, oh, no, è sicuro, è così. Dici, è così. Se ti dicono 1 più 1 fa 2, tu provi, 1 più 1 fa 2, prendi la calcolatrice, 1 più 1 fa 2, è un fatto, ma è certo, è sicuro, perfetto, quindi so che quando farò 1 più 1 fa 2, non mi devo neanche preoccupare. Bene. Ma il punto è che per avere queste certezze su un ambito, come per dire, voglio tornare in forma, ma ce la farò, punto interrogativo, voglio fare ordine, punto interrogativo, ma ce la farò? Allora, queste certezze non ti cadono dal cielo, non te le racconta la vicina, non te le racconta l'amica, non te le racconta nessuno, perché nessuno ci crede, nessuna certezza. E qui dobbiamo capire che se tu ti circondi di persone che certezze non ne hanno, non le daranno neanche a te e tu non le troverai, perché se ti affidi, cioè, se tu parli con 5-6 persone che certezze non ne hanno e che non le cercano, non sanno, non ci credono a nulla, non sanno neanche da che parte sono girate, tu sarai tale e quale a loro, primo. Ma sei fortunatamente qui, quindi. E parli con una che invece ti spiegherà adesso come avere delle certezze nella tua vita. Le certezze si hanno nel momento in cui tu hai dei fatti, ma se tu parli da fatti in cui hai avuto insuccesso, dirai ovviamente fallirò, no? È una certezza. Se tu ci hai provato e hai fallito, è una certezza che fallirai nuovamente. Bene, l'idea è farti capire che se tu guardi il passato e impari dall'errore commesso, puoi cambiare il risultato perché ti agirai in modo differente. Per agire in modo diverso dovremo avere quindi un nuovo percorso da intraprendere, dovremo fare qualcosa di nuovo. Bene, dovremo ottenere dei risultati nuovi, dei nuovi risultati sono delle certezze, scusami, eh. Se tu capisci che seguendo una determinata disciplina, seguendo determinate abitudini, implementando il tuo stile di vita, cambi il tuo modo di pensare, sei più serena, sei più consapevole, sei più leggera, riesci a prendere a fare scelte con facilità, riesci finalmente a prendere in mano la tua vita, a dire no a tutte quelle persone a cui hai detto sempre sì, ti sei sobbarcata di tutto e di più, ti sei scocciata e finalmente vorresti dire un basta e un vaffa a tutti e non l'hai mai fatto, finalmente riesci a liberarti da questo, a metterti al primo posto, a finalmente vedere la tua vita, il tuo futuro, finalmente. Al posto di vedere un buio, tutto buio, neanche la nebbia, neanche la nebbia c'è, vedi solo buio, non c'è manco il banco di nebbia, c'è il muro, muro buio, tutto buio c'è. Quindi, se tu riesci pure ad avere chiaro, a vedere la luce nel buio, finalmente, inizierai a vedere la tua strada. Bene. Ma tutto questo che tu ottieni durante un percorso di riordino ti porta a un cavolo di risultato. Il risultato è che tu non solo hai fatto ordine attorno a te, che è un Guinness, che tu dici, ma è impossibile, tutte le donne nel percorso, no? I genitori e i familiari dicono, wow, non ci credono del loro cambiamento, non ci credono, ok?
Non ci credo, se voi cliccate il link che c'è in descrizione, scusa, no, che è in descrizione, che trovate qua fissato in alto, e cliccate il link, ci sono delle testimonianze di donne che sono nel percorso che raccontano la loro storia, raccontano come hanno iniziato, come hanno fatto, cosa è cambiato, bla bla bla. Nel momento in cui vedete le loro storie, vi riconoscerete in una di loro e capirete che se loro sono partite che non ce l'avrebbero mai fatta, mai. Ok? E io ho detto loro che ce l'avrebbero fatta invece perché questo è un percorso dove assolutamente tu devi partire che non sei incapace, che non ce la fai, che hai una bassa autostima, è normale. Poi invece tu prendi consapevolezza che invece seguendo determinati proprio quel percorso che ho fatto io, cioè io quello che do, scelgo me, il percorso che ho fatto io perché anche io ero pigra, procrastinavo, rimandavo, dicevo sì a tutti, non riuscivo cavola a neanche a studiare per un mese e dicevo sì, quest'anno, oh, quest'anno studio, sono al passo con gli studi, invece poi dopo un mese, 2 mesi ero indietro. Ero indietro perché motivazione forte, perché non c'era quel punto di chiarezza, perché comunque facevo scelte sbagliate sicuramente, perché dedicavo tempo alle attività sbagliate, non alla scuola nella quantità che era necessaria. Quindi, quando noi abbiamo dei progetti a cui teniamo, è importante non solo avere delle abitudini salde, quindi che ci aiutino a progettare, a pianificare questo percorso che vogliamo intraprendere nella nostra vita, come per me è stato appunto quello di arrivare qua, no? A fare di quella la passione che era il riordino, farne un lavoro. È stato un percorso di 4 anni mio, eh? Quindi immaginate, invece il tornare in forma non è di 4 anni, se è meno, però può essere di 4 anni, se poi invece magari arrivi a livelli professionali, agonistici, certo, cioè ci ho messo 18 anni, insomma, una vita intera ho fatto per arrivare all'agonismo, quindi ci vuole sicuramente tempo e costanza, ma avere obiettivi comunque, motivazione chiara. Dunque, se tu hai le buone abitudini, hai uno stile di vita sano, produttivo per quello che tu vuoi fare, perché un ambiente ordinato non è che è ordinato e basta. Chi se ne frega? Cioè, a me la parola ordinato adesso non ha più significato. La parola ordinato, mettetela da parte un attimo, perché sennò pensate alle casalinghe disperate. Allora, non pensate a quello, non ce ne frega niente delle casalinghe, ok? Noi dobbiamo pensare che siamo donne con delle prospettive che vorremmo realizzare, perché noi ci vediamo in realtà, se chiudiamo un attimo gli occhi, ci vediamo nel futuro in un determinato modo, è solo che ci sembra impossibile, un sogno realizzabile. Perfetto. Noi dovremmo semplicemente cercare di capire che finché è così e non vediamo nulla, non va bene, cioè non possiamo andare avanti così. Noi siamo donne che non vogliamo spendere il nostro tempo a gestire la casa, a rincorrere il tempo, a rincorrere le cose, non trovare mai nulla, a spaccarci la schiena per sollevare le cose da terra e per pulire casa, dobbiamo sempre metterci 8 ore ogni volta. No, dobbiamo capire che noi siamo donne che una volta fatto ordine apprezzeremo anche prenderci cura della nostra casa, ma perché lo apprezzeremo? Perché prima ci siamo prese cura di noi e quindi prenderci cura della nostra casa è semplicemente la conseguenza di un percorso in cui siamo prese cura di noi, che è già diverso concepire così il prendersi cura della propria casa. Quindi vuol dire casa, cose, pulizia, finale, ok? Poi la casa, quindi dicevamo, ordinata, mettetela da parte, se no pensate alle casalinghe. Dovete pensare che l'ambiente che voi andate a creare nel percorso di riordino, ok? È un ambiente che vi deve stimolare. Vi deve stimolare però a fare quello che vi deve aiutare, a quello che vi possa far star bene, a quello che veramente, no, chiama il vostro nome, a quello in cui veramente voi vi identificate. Questo cosa vuol dire? Che noi, piano piano, a piccoli passi, durante il percorso, mentre tu stai sviluppando la mentalità, ok? Che quello è, cioè la chiave del percorso è la mentalità, non è il percorso di riordino. Il percorso di riordino è un mezzo per ottenere tanti benefici. In primis, capire che i benefici che tu ottieni dall'ambiente in cui vivi, facendo ordine, sono benefici che però derivano dalla tua interiorità, da come tu stai dentro, dalle abitudini che cambiano, dal tuo modo di fare, di dire, di essere, di pensare, di te, ok? Quindi nel momento in cui tu arrivi alla fine del percorso di riordino, hai sì un ambiente ordinato, che vuol dire che è tutto chiaro, che vedi dove sono le cose, che a cercare ci vuole un secondo, rimettere a posto altrettanto un secondo, non devi neanche star lì a chissà che cosa, ma avrai un ambiente che ti stimola, come ho detto prima, a fare ciò che ami. Dunque, una scrivania libera ti stimola molto di più a metterti a studiare rispetto a una scrivania piena di fogli, carte, panni, chissà che cosa. La stessa cosa, un ambiente
che la terra, il pavimento è libero, ti stimolerà molto di più a pulirlo rispetto invece a rimandarlo per una settimana ancora, perché non c'è voglia di tirar su tutta quella roba. Quindi i disordini sono solo ostacoli pratici che non permettono la realizzazione dei tuoi desideri. Dunque, accumuli infelicità, accumuli risentimento, accumuli sofferenza. Ed è per questo che poi ti senti appesantita in casa e non vedi l'ora di uscire di casa, eh. Dunque, una volta che tu hai l'ambiente che ti stimola, capisci che quindi è un ambiente dove tu, è un ambiente potenziante, un ambiente dove ti fa uscire il meglio di te, dove tu ti senti rigenerata, dove ti senti bene, a tuo agio, dove veramente dici, ah, ora torno a casa, così faccio questo, questo e questo. Quindi fare ordine crea, è un mezzo grazie al quale sviluppi una mentalità vincente, con sane e buone abitudini, abitudini potenzianti, cioè. Si parla di abitudini che cambiano radicalmente il tuo stile di vita, perché come ho detto, se tu per minimo un mese e mezzo, calcolando che un'abitudine la cambi in 27 giorni, ok, e tu per fare il percorso di riordino minimo un mese e mezzo, se ci vogliono 2 o 3 mesi per il tuo caso, tu immagini finito il percorso che non solo le hai cambiate, ma le hai completamente radicate ormai nel tuo stile di vita, le nuove abitudini. Infatti il tempo del percorso non lo stabilisco io, ma lo stabilite voi, no? Perché ognuno di voi le avrà più radicate alcune rispetto ad altre, quindi su alcune dovrà lavorare di più e su altre dovrà lavorare meno. Ma ci saranno dei momenti in cui determinate abitudini verranno fuori. Quindi o ti metti lì a lavorarci facendo ordine, perché se quelli ti verrà voglia di rimandare, ti verrà voglia di cambiare, ti impigrirai, cambierà, è normale perché è un percorso a lungo termine. Non pensiamo, cioè non pensiamo che fare ordine sia facile, ma non è impossibile. Non è facile se appunto hai delle abitudini da cambiare, ma quello è l'obiettivo. Non può essere facile, altrimenti l'avresti già fatto. Altrimenti non staremmo qui in 40 ogni giorno, ok? E ogni giorno siete tutte diverse. Non saremmo migliaia e migliaia di persone, ok? Che mi seguono. Quindi vogliamo capire che è un problema comune, ma il fatto che sia un problema comune non vuol dire che dobbiamo prenderlo sotto gamba. Perché? Proprio perché è comune, è ancora più grave. Perché vuol dire che sono tantissime persone che hanno radicate cattive abitudini e quindi tanta insoddisfazione. Non si può essere insoddisfatti, soprattutto se poi tu scegli di convivere con questa insoddisfazione, eh. Quindi accettare di convivere con il disordine, quindi che è scomodità assoluta, sono ostacoli, è un ostacolo, è un autosabotaggio proprio verso ciò che tu, verso proprio il far emergere chi sei, cosa vuoi fare. Nel momento in cui tu vivi così, accetterai anche fuori casa che ti vengono messi i piedi in testa, accetterai anche che l'amica ti chiama a qualsiasi orario della giornata e ti rompe, vomiti addosso le peggio sofferenze, accetterai che non potrà, che tu debba dire sempre sì a tutti e non puoi invece metterti al primo posto, importi, accetterai tutto ciò che non ti fa, tutto ciò che non ti piace, lo accetterai e non puoi dire di vivere bene se stai vivendo male. Perché comunque il fatto che arrivati a questo punto, no? A sentire l'esigenza di dover cambiare, sentire l'esigenza che ormai qualcosa non va, che vorreste qualcosa di più della vostra vita, è perché qualcosa non va, non ora, ma da tempo, che state continuamente arrancando e facendo scelte completamente sbagliate. Perché il momento sbagliato non è oggi, è semplicemente la successione, la conseguenza di scelte sbagliate già fatte in passato. E dunque, quando si è in un momento del genere, bisogna capire che siamo incapaci a fare scelte adatte a noi che ci facciano del bene. Perché fare scelte, vabbè, puoi farle distinto, puoi farle che va a vantaggio di qualcun altro, che non sei tu, ok? Ma tu vuoi star bene anche te un po'? Vuoi che le scelte che tu fai ti facciano del bene anche a te? Fare scelte vantaggiose per te? Secondo me un po' te lo meriti, nella tua vita, visto che è la tua vita, cioè la tua vita è tua, non è che è quella di qualcun altro, la tua vita, Quindi, se tu parti col presupposto che hai fatto scelte fino ad oggi che eri insicura, eri in crisi, non sapevi, bla bla bla, è perché hai bisogno assolutamente di sviluppare un'elevata capacità di scelta, cioè vuol dire lavorare su di te. Fare scelte significa imparare a capire che valore hanno le cose. Le cose nel tuo percorso, quindi durante il percorso tu incontrerai differenti tipi di oggetti. Ogni oggetto ha un valore, ogni oggetto racconta qualcosa di te, è differente. Dunque, tu devi riuscire a riconoscere la differenza fra le cose, perché ogni cosa ti manda un'emozione, un ricordo, un valore differente. Dunque, non esiste un solo criterio di scelta.
Così come esiste nella vita, che tu scegli solo con un criterio di scelta, anche quando fai il percorso di ordine ci sono vari criteri, vari, e sono del tutto personali, cioè vuol dire che ti do dei criteri che poi adatterai sul tuo stile di vita, sulle tue aspirazioni, sui tuoi obiettivi, su quello che tu vuoi fare. Dunque, il percorso di riordino è un metodo tale che deve essere seguito in un determinato ordine, perché devi imparare a procedere per ordine. La prima cattiva abitudine è questa. La prima cattiva abitudine è questa, che tu procedi in modo confusionario, fai le cose un po' a pezzetti. In realtà bisogna imparare a fare le cose una alla volta, per ordine, dall'inizio alla fine. Però non è che le inizi a fare da un giorno all'altro, hai bisogno di mesi in cui fai quelle cose in un determinato modo. E all'inizio le donne del percorso tipo entrano che subito vogliono fare ordine, poi dopo poco capiscono che in realtà dovrebbero un attimo rallentare e capire che devono starci un po' di più. Che ci vuole un po' di più, devo riguardare i video altre 2 volte, va bene, è così, perché non conta la velocità con cui lo termini, ma il risultato che ottieni, è la qualità delle scelte che prendi, che fai, che determina la qualità del risultato che ottieni. Diciamo che il risultato non solo è un ordine attorno a te, ma è proprio il riuscire a mantenere l'ordine creato in modo duraturo. Dunque il mantenimento è dettato solo ed esclusivamente dalla mentalità che hai sviluppato. Se la mentalità è stata sviluppata in modo corretto, allora riuscirai a mantenere l'ordine creato. Altrimenti no, tornerà al disordine. Quindi vuol dire che se tu fai un progetto di dieta, di tornare a dire mise en forme, per dire, magari lo otterrai, però poi tornerai punto a capo. Perché il problema non è magari l'ottenere il risultato, ma magari il non riuscire a mantenere il cambiamento. Quindi un cambiamento tu lo mantieni quando non è un cambiamento, ma fa parte di te. Non è più un qualcosa esterno, ma fa parte di te. È ormai parte di te il fatto che tu vada in palestra 8 giorni, che tu faccia tot esercizi al giorno, che tu mangi in un determinato modo. È routine, è naturale, deve essere abitudinario, dunque, per progetti così importanti a lungo termine, come appunto il mettersi in forma, il prendersi cura di sé dal punto di vista fisico, che necessita di tanta, tanta motivazione, tanta perseveranza, perché comunque. Da un punto di vista psicologico non è facile perché non ti vedi mai, tu ti sforzi all'inizio e sembra che non ottieni risultati, ma in realtà è proprio una questione che il tuo corpo pure lui si deve un attimo riabituare a muoversi in un determinato modo, cioè è normale, se tu lo tieni fermo per un po', non è abituato a mangiare in un certo modo, a muoversi in un certo modo, quindi sarà più difficile anche solo fare un salto con la corda, se prima all'inizio salterai in mezzo centimetro, poi magari dopo 6 mesi salti anche un cubo da, non lo so, 1 metro, cioè è per dire, no? All'inizio sembra tutto impossibile, poi dopo un po' di mesi, dopo un po' inizi a dire cavolo, però ne valsa la pena lo puoi dire soltanto se hai continuato a perseverare. Ma tu credimi che per riuscire ad andare avanti quando sembra che non stia andando come tu pensavi, è capire che se però quando ti hai fatto ordine all'inizio ti sembrava che non arrivare mai alla fine, che comunque sì, i risultati li avevi, ma non vedevi l'ora di finire, la fretta, l'impazienza e così, poi hai capito che però la pazienza è stata la chiave, la perseveranza è stata la chiave, essere meticolosi, fare le cose in ordine giusto, con la giusta attenzione all'inizio e alla fine è stata quella la chiave di successo, allora capirai che se hai avuto un risultato, hai avuto quindi una certezza alla quale aggrapparti, e aggrapparsi a una certezza è la motivazione. Di dire ce la farò anche in questo perché ho già avuto un risultato che pensavo impossibile. E infatti, per me è stato così. Nel momento in cui io ho fatto ordine e sono sempre stata una disordinata, cronica, insomma, mai cronica, vabbè, è una parola che non ha senso. Comunque sono sempre stata disordinata, no? Molto, 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 e comunque chi mi conosce lo sa, non sono mai stata ordinata. Essendo stata sempre disordinata, quando ho fatto ordine non ci credevo manco io, non ci credeva manco la mia famiglia, ma è bene perché vuol dire che hai fatto un cambiamento radicale. È questo che accade. È normale che chi non ti vede dopo un po' non ti riconosce subito, un po' per il modo con cui già ti esponi, con il tuo modo di essere, anche il modo di vestire che cambia, il tuo modo di parlare, il tuo modo di vedere le cose, non più così negativa, ma con più problem solving, con più chiarezza, saprai scegliere molto di più in qualsiasi caso, sia dal punto di vista lavorativo che con amicizia, dare dei consigli anche più efficaci, insomma, non perdere tempo, il valore del tempo.
Quindi un percorso di riordino porta molto alla riflessione su di sé e tante donne, infatti, ad un certo punto, iniziano a sentirsi, a volersi ancora più bene, quindi iniziano a mettersi in forma, ma sapendo che devono comportarsi in determinato modo. E lo sanno solo perché l'hanno provato e hanno capito che per ottenere quel risultato, credetemi che sicuramente ci hanno provato, hanno fallito all'inizio, non me l'hanno detto, che hanno provato a fare le cose a modo loro, non ha funzionato e poi sono tornate sulla strada giusta, ma ci hanno provato, è già giusto commettere l'errore per capire la validità anche di quel percorso che stai facendo, perché se fosse veramente così facile, se fosse veramente così scontato, non avrebbe senso allora farlo. Non avrebbe senso che tu cerchi aiuto. Perché se fosse facile, l'avremmo già fatto tutti, no? Ce l'avremmo fatta. In realtà non è così perché va a toccare altri aspetti di noi. Dunque, il tornare in forma diventa un'illusione totale, totale proprio. Fallirete ancora, ma perché è un progetto. Bisogna vederlo come un progetto e quindi pianificare, avere piccoli successi durante il percorso, come nel percorso di riordino, eh? La struttura è la stessa, le abitudini sono le stesse, la fase finale è la stessa, le tre fasi sono sempre le stesse, solo che bisogna applicarle a seconda del progetto che si ha. Sono sempre le stesse, solo che io ve le ho applicate nel percorso di riordino, ma le stesse identiche le ho applicate ovviamente sulla mia vita in tutti i settori. Per forza. Non possiamo pensare che, scusami, ma se, cos'è, squadra che vince non si cambia, è così. Se il metodo funziona, perché devo cambiarlo? Funziona, lo applico anche sul mio settore, su altri settori della mia vita. Sempre serve a far chiarezza, sempre importante avere delle abitudini sane e produttive, sempre importante avere una disciplina, sempre importante imparare a scegliere, sempre importante avere fiducia in sé. Quindi sono cinque pilastri fondamentali, le cinque radici sono sempre quelle, non possono cambiare. Il punto è che però devi svilupparle. Una volta che tu le sviluppate, finalmente sei alla bala, a zero, finalmente hai le basi per poter poi iniziare il tuo percorso di vita con i tuoi progetti, sapere come comportarti e quando ti sentirai un po' confusa, allora si torna a fare un attimo ordine in casa. Tornando a fare ordine, tu rinfrescherai le abitudini, le rinfrescherai nuovamente e tac, te le sei ricordate. Quindi cosa vuol dire? Che noi non ci basiamo su un libro da studiare, su una teoria, ma su una pratica che ti porta a che ti porta quindi poi a non solo a ormai interiorizzare l'idea proprio delle abitudini, interiorizzarle completamente, ma anche se hai un momento di così, semplicemente ti metti a rifare la stessa cosa, ti rimetti a fare la pratica. È uguale, pratica. E è come quando giochi a pallavolo, è uguale. Quando smetti, se tu vuoi ricordarti un po' come si gioca, se ti rimetti a giocare dopo un po', ti ricordi come si faceva il bagno, ti ricordi come si faceva il palleggio, te lo ricordi. È la stessa cosa, eh. Ti ricordi le abitudini, ti ricordi che bisogna procedere così. Ah sì, è vero, ok, vai, fatto ordine, basta. E così hai rifatto chiarezza e ti ricordi come devi procedere. Io assolutamente, ma quando sei disordinato per una vita, questi schemi mentali ritornano, eh. Io ovviamente quando nasce un po' di disordine attorno a me, vuol dire che c'è stato qualcosa che mi ha scombussolato e quando qualcosa mi scombussola è uno schema mentale che ritorna nel passato e bisogna andare quindi a affrontare nuovamente pian piano nel tempo. Questi schemi mentali diventeranno sempre più leggeri, diciamo, non influenzeranno così tanto la tua vita, però quando sei in momenti di stress e di ansia purtroppo lì si ha meno controllo, no? E dunque riaffiorano. Ed è per questo che è importante continuare a lavorare su questo aspetto. E avere sempre questa, diciamo, questa mentalità, continuare a sviluppare continuamente, continuamente, perché sennò gli schemi mentali del passato ritornano. La pigrizia è facile che torni subito, l'incostanza, che ci vuole a dire no, non lo faccio? Che ci vuole a dire oggi dormo di più? Che ci vuole a dire ma perché dovrei farlo? Che ci vuole a mollare? Ci vuole un secondo, basta non far nulla. Quindi capite che è molto più difficile fare, agire, rispetto a non far nulla. Beatrice, voler mettersi in forma deve partire da noi stessi, ci si deve impegnare, ci vuole determinazione e costanza. Se non ci sei con la testa, te lo possono dire tutti, ma non basta. Come il percorso di riordino deve arrivare da una spinta interiore, almeno per me è così. Il fatto di farlo qui in contemporanea ad altre persone che sentono la stessa esigenza aiuta molto. Eh sì, vero Beatrice, sono felice di quello che dici. Per me è fondamentale leggere le cose scritte sulla chiarezza. Oggi non l'ho fatto e l'asticella scende un poco. L'importante per me è accorgermene, accettare e riaggiustare. Brava, sì.
Ciao Laura Francesca, ciao Miranda, ciao Sirenis. Anna, vatti a fare un giro fuori, non abbiamo bisogno di te, dai, ladra di tempo inutile che sei. Poi, Lorena, ok, mi hai chiarito, posso intanto seguire il percorso scelgo me dal telefonino, perché il computer è un po' lento e non va molto bene, lo devo far sistemare aggiornando le tante cose da riordinare. Certo, sì, ma tutte, molte donne col telefono seguono il percorso scelgo me, secondo me. Adesso io non lo so, eh. Però penso che molti usino il telefono e non il computer. Ah, ecco, Letizia. Ah, ecco, infatti, Manuela. Ciao Donatella. Ciao Anna Maria. Casa, cose, riflesso di noi stesse. Ottima sintesi, Fulvia. Ok, grazie. Io prima di affrontare una nuova categoria mi rivedo i video e mi rifaccio la mia lista con le domande giuste da farmi. È un ottimo. Ottimo, nel senso che come vi ho scritto e vi dico, è importante rinfrescare sempre perché vi dimenticate dei piccoli dettagli e man mano che andate avanti, quei dettagli che avete colto la volta prima li cogliete la volta successiva. Quindi tutto normale, come quando leggiamo un libro, la prima volta che lo leggiamo, la storia in generale, man mano che la rileggiamo, cogliamo anche i dettagli, ci ricordiamo anche come era la descrizione della protagonista, del protagonista o anche della persona fuori luogo che non c'entrava niente, ma ce lo ricordiamo pure quello. Laura, io non sono mai stata disordinata, ho sempre definito obiettivi raggiunti, ma anche questo causava problemi perché ero solo nel dovere e non nel piacere, poi ho perso il controllo, sto inserendo piacere nel riordino, nel cibo, nel lavoro, darmi piacere in modo sano. Brava, questo lo dico sempre, è importante tutto ciò che facciamo renderlo un piacere, non un dovere. È come lo studio, se è un dovere lo si vive male, lo si vive male. Se è un piacere riuscire a viverlo con più entusiasmo e a goderti anche il percorso di mezzo, invece quando è un dovere tu lo fai per arrivare alla fine, quando arrivi alla fine quasi non ti ricordi neanche tutto il percorso, quanto è stato e cos'è stato. Quindi anche il riordino deve essere appunto quella pratica, non quel dovere, quella pratica che tu fai per prenderti cura di te, per volerti bene, ti deve far del bene, altrimenti poi a un certo punto schiferai questa cosa e non la manterrai nel tempo, come molte persone, ad esempio io, quando ho finito il liceo, io avevo lo schifo dei libri, schifo proprio, il vomito. Ma perché mi hanno veramente riempita a livelli osceni, sinceramente. Avevo il pavimento che era pieno di fotocopie e libri, cioè non ci sono neanche nella mia libreria, quindi dovrebbero, i professori dovrebbero anche iniziare a capire che quando ci danno una quantità di cose deve essere però anche possibile tenerla nelle nostre librerie, perché non è che possiamo tenerli sui pavimenti. Vabbè, detto questo, avevo lo schifo perché l'ho vissuto come un dovere. Per gli ultimi 3 anni di scuola per me è stato un dovere unico e quando è finita io finalmente ho respirato, però non è che mi sono goduta molto bene i 3 anni, eh. Tornassi indietro lo vivrei con più piacere, me ne fregherei molto di più del dover per forza ottenere determinati risultati, perché tanto anche se lo fai con dovere comunque non li ottieni per quanto mi riguarda. Quindi è meglio farlo con piacere che almeno se... Che tanto ottieni risultati migliori, a prescindere. Cioè, mi sono resa conto che anche all'università, anche all'università che sono andata con un altro stile proprio, cioè me ne fregavo di tutto, io studiavo perché avevo voglia e se non avevo voglia non studiavo, ma studiavo perché avevo voglia a prescindere, i voti erano molto molto alti. Cioè, non è che mi dovevo neanche. Aspetta! Ciao Rosanna, che bello! Rosanna, sono felice di averti in diretta. Ti faccio benvenuta in diretta, quindi Super Leonessa, che ha fatto accesso qualche giorno fa. Anche oggi è stato un nuovo accesso, Maria Chiara, anche l'altro giorno, però ormai ogni tanto non li scrivo neanche più perché secondo me poi tenete il conto di quanto manca al numero grande da ottenere e quindi ogni tanto non li pubblico, così almeno avete diciamo, i calcoli sbagliati e non sapete a che punto siamo, però vi assicuro che siamo ad un bel numero. Tante leonesse abbiamo nel percorso, siamo tante e si può solo che crescere. Allora, quindi se avete qualche domanda fatemela, che come sapete il problema di Facebook è che non, cioè la diretta dopo un po' mi salta e quindi entro le 10 e un quarto così devo chiuderla. Ciao Franca, bello, bello vederti in diretta. E quindi se avete qualche domanda fatemela. Ah, vedi? Adesso perché non sto guardando il telefono. Va bene, dopo li guarderò, sono molto contenta di vederli, molto contenta. Ok, allora, quindi facciamo un piccolo riassunto. Nel frattempo che mi fate qualche domanda se ce l'avete, ok, inerente al tema o al percorso scelgo me che trovate qui fissato in alto, cliccate il link, oppure potete andare a vedere prima e dopo su Alber Riordino su Instagram.
che c'è la storia in evidenza con tutte le storie vecchie. Vi consiglio di andarla a vedere se volete vedere qualcosa in più. Poi, l'idea è che quando noi quindi vogliamo fare un progetto e abbiamo desiderio di fare un progetto di vita importante per noi, l'ordine è alla base sia per riuscire a realizzare il progetto, sia per instaurare delle buone abitudini fondamentali per riuscire a realizzarsi, perché non si può essere pigri, inconstanti, inconcludenti, approssimativi, negativi e non sapere dove sono le cose che abbiamo in casa, perché altrimenti perderai solo tempo, quindi l'obiettivo, ciao, il progetto lo vedrai tra 8 anni. Poi dobbiamo avere un ambiente attorno a noi potenziante, rigenerante, che sia veramente l'ambiente ideale per noi, per i nostri obiettivi, per la persona che vogliamo far emergere da oggi in avanti. Poi avere un equilibrio, essere in equilibrio, quindi fare ordine e anche creare un equilibrio fra noi e l'ambiente in cui viviamo, fra noi e le nostre cose, ma anche fra passato, presente e futuro. Dunque, un passato costantemente, no, che ci sovrasta, come può essere per l'appunto le cose, no, i ricordi che sono sparsi un po' dappertutto, quando sei disordinati e si trovano nei libri, quando cerchi una carta trovi una foto, quando cerchi, non so, delle scarpe trovi, non so, un foglio, un foglietto che ti rimanda a un ricordo. Ecco, questo essere presente così tanto il passato nella nostra vita lo è anche nella nostra casa, quindi capite che è uno specchio, no? Se noi siamo tanto da rimandiamo al passato, spesso pensiamo al passato, anche solo una matita ci rimanda al passato, è perché appunto siamo persone che abbiamo, diciamo, siamo in squilibrio con passato, presente e futuro. Abbiamo molta importanza al passato, poi c'è il presente e poi c'è un po' il futuro, ma il futuro non lo vediamo chiaramente, ovviamente, perché per riuscire a dare spazio al futuro dobbiamo essere in equilibrio con passato e presente. Poi, un'altra cosa è che questo si rispecchia al momento in cui viviamo, perché per l'appunto, così come abbiamo, no, tanto passato dentro di noi, lo lasciamo in giro, inconsapevoli, eh? Non pensate che noi, cioè, molte cose sono inconsce, non ce ne accorgiamo neanche perché sono talmente naturali e radicate che non ce ne accorgiamo neanche, ma il fatto di mettere determinati oggetti che coprono determinati ricordi, determinati oggetti che ci danno tristezza, rancore, che le mettiamo in alto, scusatemi, ma perché mettere determinate cose in alto sull'armadio e non sotto? A portata di mano, perché? Un po' perché diciamo che sono inutili, un po' perché essendo in alto non le vediamo. Se poi davanti ci metti anche altre cose, perché inconsciamente noi nascondiamo quello che ci fa del male. Dunque, noi in realtà, consciamente, naturalmente, in realtà noi andiamo verso ciò che ci fa star bene. Non a caso, quando incontriamo una persona che ci fa ridere, ma scusate, non vorremmo stare con quella persona per altre mezz'ora, 30 ore a ridere perché ci fa star bene ed è bello star bene. Cioè, a noi ci piace perché noi produciamo in quel momento anche delle belle sensazioni, emozioni, tutte quelle, no, sostanze chimiche nel nostro corpo che ci fanno stare bene. Dunque, perché dovremmo poi apprezzare e voler vedere foto e cose che ci fanno star male? Non è normale, non è naturale per noi in realtà. Non è naturale andare verso ciò che ci fa star bene, è una calamita, ci attrae proprio. C'entra, altro che se c'entra, non essere in forma deriva da un disordine che può essere alimentare o da un disordine di abitudini. Il fatto di fare ordine alle proprie cose ti allena a fare ordine dentro di te. Questo messaggio è potente, brava Beatrice, cioè. Metto anche il cuoricino perché esatto, un disordine alimentare è dato a un disordine di abitudini, esatto, perfetto. Ma io sono convinta anche di questo programma che sto facendo. Certo, assolutamente. E mi dà ordine, mi sento bene, i problemi sono i costi, devo solo scegliere se fare tutti e due percorsi prima uno dopo l'altro, tutti e due non posso fare, che difficile scegliere. E la scelta è quello che insegna alle donne, scegliere. Riconsiderare la cenita, già fatto è un errore, mi capita di voler rivedere alcune cenite. No, no, vuol dire che Marina, semplicemente vuol dire che ormai cos'è, 2 mesi e mezzo che tu stai facendo il percorso, quasi 3, quindi è del tutto normale perché a distanza di mesi sei cambiata ed è normale che le scelte che hai preso all'inizio non ti rispecchino più perché non sei più la Marina dell'inizio. E sei cambiata, ma anche tanto, no? Mi hai detto anche tu che anche con le amiche sono cambiati tanti aspetti, ma anche nel gruppo, tanti passi avanti che hai fatto. Quindi è assolutamente normale che tu voglia rimettere in discussione determinate scelte, perché vuoi ridefinire ancora di più le tue scelte, vuol dire che hai ancora le idee più chiare. Perfetto, è normalissimo. Ah, oggi ho fatto cernita anche io comunque, perché col fatto che ho dovuto prepararmi al trasloco. Ho fatto una nuova cernita fra i ricordi, i miei genitori, quando hanno visto tutte le foto che ho messo lì. Mio papà, ma questa è bella, io. Papi, se ti piace quella foto, tienitela, perché c'è un te foto mie di quando non ero piccola, così. E mia mamma, ma questa, io. Se ti piace, tienila, mamma. Cioè, non è che se avete qualche foto, poi me ne vado, tenetele pure. E tutte le foto poi strappate, via, tolto. Fatto un nuovo ordine, perché è fondamentale adesso, no? Anche qua, anche in questi giorni, comunque con questa
grande cambiamento che c'è stato nella vita di tutti noi, comunque siamo cambiati, abbiamo preso consapevolezze migliori, per una come me che riflette tutti i giorni assiduamente, ho capito tante nuove cose anche io e quindi ho lasciato andare ancora. Infatti penso che le leonesse si chiederanno, ma tu Alba già non hai tante cose, perché le ho fatto vedere la lunedì, le ho fatto vedere una parte del mio guardaroba, e ho detto, ma Alba, ma tu hai solo questi pochi pantaloni? Bellissimo, ma Alba, ma i pantaloncini dove sono io? Sono qui, 5. Che ridere. Però è normale perché io ho una cameretta, quindi adesso la cameretta poi avrò una casa, quindi sarà più bello potersi anche avere più cose. Quindi nel caso di scelte, per imparare a prendere scelte, a fare scelte anche più complesse di questa, cara Lorena, è importante imparare a scegliere. Fare ordine è un percorso dove ti riscopri. E entrambi, anche un altro, i percorsi sono, ci sono percorsi validi, percorsi non validi, quindi il percorso che hai intrapreso sicuramente è un percorso valido, ok, per come tu me lo racconti sono contenta, perché ti fa star bene, da come racconti sei contenta, quindi vuol dire che ti fa bene. Sarebbe bello però che poi questo cambiamento tu lo riesca a mantenere nel tempo, insieme ad un ambiente proprio strutturato e studiato proprio sul tuo stile di vita e per i tuoi progetti futuri, quindi non solo il tornare in forma, ma anche proprio progetti anche successivi. Capire che noi, quando siamo ordinati, possiamo riuscire a gestire anche più impegni contemporaneamente perché li abbiamo progettati, quindi sappiamo organizzarci, sappiamo pianificare. L'organizzazione viene da sé. È da un po' che non guardavo più la TV e neppure i comici mi facevano ridere. Magari anche dopo il riordino non la guarderò, ma so che userò quel tempo per ciò che mi potrà dar gioia. Anche io non guardo mai la TV. Io non sono assolutamente aggiornata su quello che accade. Per favore, puoi ripetere un po' il passaggio di lasciare andare le cose che per me è molto difficile. Lunedì allora. Franca, mi scrivi un messaggio? O mi scrivi un messaggio su WhatsApp? E lunedì ne riparlo in diretta. In diretta su Scelgo Me. Ne riparliamo sul lasciare andare, visto che potrebbe essere una tematica importante anche per le altre leonesse. Qui non parlo di parti tecniche, perché è necessario avere un percorso dove puoi rimandarvi. Quindi, ottima domanda, ne parliamo sul gruppo o mi scrivi su WhatsApp senza problemi, mi dici su dove sei un attimo in crisi. Come vedete c'è supporto, anche perché, ad esempio, è importante, no, che quando tu sei in difficoltà e così. Anche a chi ti rivolgi, se tu ti rivolgi a una persona piuttosto che un'altra, vuol dire che forse quella persona ti può aiutare. Ad esempio, anche il fatto che Lorena, no? Tu mi abbia scritto, forse perché tu vedevi che io ti avrei potuto aiutare. Quindi è interessante, no? Il fatto che tu abbia anche fatto questa scelta, no? Di chiedere a me. Vabbè, che sicuramente perché il mio lavoro è quello di insegnare le persone a scegliere. Però io non insegno a fare scelte. Cioè non convinco a fare scelte, cioè dovete imparare a prendere a fare secondo proprio quello che fa battere il cuore, ma per capire quello che veramente fa battere il cuore, insomma, è importante fare ordine, cioè l'ordine è importante, proprio fondamentale. A me ha cambiato letteralmente la vita, ma come tutte le donne nel percorso, perché si stanno riscoprendo, ma semplicemente proprio le cose ci dicono chi siamo stati, ci fanno capire anche che abbiamo commesso degli errori, che possiamo essere migliori, possiamo cambiare e quindi anche non aggrapparci più a chi siamo stati con l'idea che saremo così per sempre. Dunque, anche molto rassicurante fare ordine da molta. Ma sapete che oggi ho sentito un'intervista che dicevano che in questo periodo in cui siamo stati fermi abbiamo cambiato le nostre abitudini. E praticamente un'abitudine è stata quella appunto di radicare, cioè praticamente quello che accade è che quando tu cambi completamente stile di vita, ti fermi, ti blocchi, cambi le tue abitudini perché non fai più quello che sei abituata a fare prima. E addirittura è stato spiegato che un'abitudine che è nata nuovamente è quella della paura. E questa, se non viene subito cambiata, si trasforma in trauma. E quindi il mio ragionamento per dopo questa cosa è che tutte le donne che hanno fatto ordine in questo periodo e che hanno fatto accesso durante, praticamente sono fatte del bene perché hanno praticamente sconfitto quella paura che stava nascendo,
facendo quindi un percorso in dove lui invece hanno radicato nuove abitudini, abitudini sane e produttive che le porteranno alla fine, quando poi tutto sarà terminato, a continuare più forti, più sicure di sé, con più consapevolezza, con più chiarezza. Quindi in realtà è stato un periodo che loro hanno sfruttato, in primis perché hanno alleggerito l'ansia e lo stress, perché quando fai ordine è un lavoro manuale che ti permette di concentrarti senza quindi annullare i pensieri. E poi perché nasce la paura nella solitudine, in una situazione in cui non hai controllo, perché non ci sono certezze, non ci sono certezze perché è un evento che non è mai accaduto, non ci sono risultati che ti danno come andrà. Non essendoci certezze, questo crea paura. E la paura, quando si radica, diventa trauma. E quindi tutte le donne che hanno fatto il riordino in questo periodo hanno praticamente allenato sono praticamente prese cura di sé e hanno radicato nuove abitudini che vi hanno salvate, vi siete salvate. Cioè, l'idea è questa. Quindi, care Leonesse, quando ho ascoltato questa intervista, ho pensato a voi e ho capito che avete fatto la scelta migliore che potevate fare in questo periodo, perché vi siete dedicate manualmente ad una pratica che vi ha consentito di non pensare di più di quello che era necessario, ma a dedicarvi a qualcosa che vi ha riempito, vi ha fatto stare bene e quindi ha annullato quei sentimenti, no, negativi, anche di paura, che potevano invece nascere al punto da creare in voi un blocco. Quando si ha paura ci si blocca, quindi ovvio che in questo momento è normale che voi vi sentiate bloccati, perché c'è la paura che viene anche dal periodo che stiamo vivendo. La paura, però, purtroppo, se continua a rimanere presente, diventa un'abitudine. Dopo 27 giorni che abbiamo già superato, se avete vissuto così, ora poi diventerà un trauma. Quindi che vi porterà a non fare più, dire no, ho paura, no, tolgo quello, faccio. E quindi si vive con questo timore. Infatti, ascoltarmi un attimo mi ha fatto molto piacere, perché ho detto: beh, allora il mio percorso ha fatto molto bene a tutte le donne, perché senza saperlo vi siete focalizzate su qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo su di voi e vi siete fatte tanto del bene. Quindi brave, brave per la scelta che avete fatto. Infatti, no, non. E infatti anche questo, esatto. Infatti secondo me capita un po' a pennello l'idea di, al posto di viverla con la paura, quella di mettersi a confronto con se stessi, quella di prenderla con entusiasmo, la riscoperta di se stessi, perché comunque, come insegno il percorso, è bello, cioè gioioso, un percorso entusiasmante, no? Che ti consente di vivere un'analisi, una riscoperta di te in modo anche nuovo, anche entusiasmante, divertente, in collaborazione, poi un'unione, in un momento in cui ci stiamo completamente distaccando, no? Dagli uni, dagli altri. Pensate che tutte le donne hanno sempre trovato un momento di unione nel gruppo. Avere un gruppo dove noi ci incontriamo, dove si parla, dove si condivide, crea unione quando in un momento in cui si è lontani, distaccati. E le dirette, che sono state, io le ho fatte sempre le dirette, sono state una compagnia anche importante per tutte le donne che mi hanno seguito in questi mesi. In questi mesi, perché tu non dai modo quindi di sentirsi sole le persone, perché c'è quell'appuntamento, perché ci sono le altre donne nel percorso, perché anche altre stanno facendo quello che faccio io, quindi non sei sola, non sei diversa, non c'è il continuo, tu vedi un percorso che continua a tuo personale, quindi no, vedi un futuro. Vedere un futuro legato a un piccolo progetto che tu stai facendo ti dà sicurezza, ti dà fiducia, ti fa star bene. E se è un piccolo progetto che può essere il riordino, poi tu in realtà dirai: beh, lo vedi anche proprio sulla tua vita, perché fa parte della tua vita quello che stai facendo. Dunque, questo ti aiuta tanto anche ad andare proprio avanti da questo punto di vista emotivo. Questo tema per me è molto importante, infatti mi domando come faccio a scegliere i vestiti che ti fanno stare bene se in questo momento non mi sento in forma, non ti mi sento bene col mio corpo. L'idea è. Ah, ecco, qua Michela ho il consiglio per te, ma te lo do in privato. Quindi Michela, scrivimi su WhatsApp che ti do già la risposta, perché già dalla tua risposta ho capito cosa bisogna fare. È perché ne sono convinta che questa sia la scelta migliore in questo momento particolare. Sono contenta, Rachelina, molto molto.
Ne usciremo da guerriere vittoriose, con idee chiare, saremo più forti anche di aiuto per gli altri. Il metodo del riordino cambia la vita in meglio, così si può volere di più. È vero, in effetti assolutamente, cioè avere le idee chiare in un momento in cui non ci sono certezze è potente, è molto importante. Ci ha fatto benissimo. Volevo dire, è servito a me per fare i conti con le mie insicurezze, quindi o mi facevo prendere da esse o reagivo. Ok, non avevo capito. Io non ho paura. Bello, anche perché ognuno poi appunto. Cioè, è bello che comunque uno non si senta. Cioè, sentirsi soli un attimo. Invece, ad esempio, anche per Marina io penso che ti sia. Cioè, ti sia piaciuto proprio anche il fatto, no, del gruppo. Penso che. Il gruppo Facebook è una cosa che tutte amano perché è un momento di. Cioè, quando tu entri nel gruppo Facebook stai bene. Punto. È un bell'ambiente, abbiamo creato una grande unione fra le donne, c'è proprio condivisione, c'è cercare di supportare anche le altre, molto presenti tutte, sono molto contenta infatti, esatto. E a te per aver creato questo percorso meraviglioso. Grazie Sirenis, ti adoro, tu sei una dolcezza infinita e quando ho visto il tuo video veramente, che è stato bellissimo vedervi tutte. Sorellanza, sì, dato che non ho visto nessun uomo, ci sono anche uomini. No, no, no. Sorellanza pura perché siete tutte donne, tutte magnifiche donne. Io vado a lavoro tutti borbotto e io non vedo di andare a casa a riprendere i percorsi e potermi collegare in diretta. Vedi, anche questo è bello perché tu vedi un senso alla tua giornata, dai un senso ai tuoi momenti, sai, lo pianifichi, è organizzata. Avere una visione anche solo della giornata stessa è tantissimo per calcolando in questo momento così particolare. Quindi sono proprio contenta per tutte voi, perché fare ordine, come vi dico sempre, è molto di più. Cioè, non siamo casalinghe, non sono casalinga, io sono una donna che da adolescente comunque ha capito che aveva un progetto e voleva semplicemente lavorare su di sé. E fare ordine è stata la chiave. Io oggi qualsiasi cosa voglio ottenere, io ce la faccio. Qualsiasi progetto. Perché so come organizzarmi, so che posso puntare sulle mie abitudini, che sono sane, produttive, ho raggiunto 1000 obiettivi, non vedo perché non debba raggiungerne un altro. Quindi capite che una volta che tu ottieni i risultati, sei sicura di te, sei sicura e hai delle certezze che ce la puoi fare ancora, ma se tu risultati non li hai mai ottenuti e hai vissuto di insuccessi, come parlavamo ieri, è normale che tu non abbia certezze e abbia paura di fare qualsiasi passo nella tua vita. Non puoi però continuare ad avere paura. Devi capire che c'è un modo per non avere più paura e bisogna cambiare le abitudini. È un bel posto dove incontrarsi, imparare e incoraggiarsi. È vero, si impara anche molto, eh. Si impara anche molto perché comunque ognuna poi quando fa vedere le parti della propria casa scopri delle nuove realtà, una personalità di ognuna di loro ed è bello perché loro ti raccontano anche il perché hanno determinati quantità di libri o quantità di vestiti di flamenco, per esempio, o qualsiasi o trucchi o ognuna biancheria in più, cosa ti dicono che hanno. È bello perché tu capisci ognuna di loro, no? La riesci a inquadrare, a capire. Il suo stile di vita, molto bello, infatti poi quando do consigli molto specifici, non sono generali, sono specifici su quello che loro mi dicono, sui loro obiettivi. Anche qua è importante, gli obiettivi non sono, cioè i consigli non possono essere mai generici, come un libro. In un libro trovi consigli generici, una persona che ti segue non ti dà consigli generici. Ad esempio, anche oggi Barbara mi ha scritto per dei consigli specifici sul suo caso, che non è che dico, vabbè, lo dico a tutti, non ha senso perché è il suo caso specifico, quindi implica tutto quello che è situazione emotiva, situazione personale di vita, situazione anche familiare, situazione anche di progetti, situazione interiore e cose, situazione di punto di percorso, quanto hai fatto accesso, tutto quello che è. Tutto, che età, tutto. Non ti senti sola e diamo forza e supporto, vero? Molto, assolutamente, questo lo noto, molto bello, veramente. Infatti, complimenti, complimenti, caro Onesse, perché questo secondo me è uno degli aspetti che assolutamente uno deve andare, cioè deve proprio
sviluppare, capire che la condivisione è in realtà è la forza. La condivisione con persone che ti possono capire e supportare, soprattutto, è la forza. Ovviamente se tu condividi con persone che non ti capiscono, poi ovviamente ti buttano a terra, è negativo, è tutto il contrario. Quindi è importante riuscire a creare appunto un ambiente anche in questo caso appunto di ritrovo online, perché non ci si può vedere, di ritrovo online per potersi confrontare e trovare supporto. E poi tutte donne che trovano punti in comune con, tra di loro che non avevano mai conosciuto altre come loro identiche, si ritrovano e dicono ma come anche te, anch'io! E si trovano, no? E si danno consigli e insomma poi fuori si conoscono anche, nel senso che fuori si chattano, si sentono, si conoscono, è giusto così. Ed è bello. Perché come dico sempre, ogni esperienza deve portare sempre qualcosa di nuovo, ti arricchire sempre, no? Anche quando termini un percorso, cosa ti ha lasciato? Nuove amicizie, nuova consapevolezza, un metodo, un risultato, tanta gioia, entusiasmo, voglia di vivere, insomma, tante tante cose. Ok, quindi, vabbè, domande non ne vedo, vi invito sempre a attivare le notifiche per le dirette, poi ad andare a vedere su Instagram i prima e dopo delle altre leonesse su Albero Riordino, scrivermi qui su Messenger se avete delle domande specifiche su Albero Riordino qui su Facebook, poi andare a vedere nel link che vi ho fissato in alto tutte le informazioni che riguardano il percorso Scelgo Meglio, obiettivi, risultati, le testimonianze delle donne, delle altre leonesse e poi niente, guardate anche le altre live, le vecchie live, condividete le dirette che per voi sono più importanti o che vi hanno colpito di più, così le potete vedere, perché poi con l'andare avanti delle dirette, che sono sempre ogni giorno, poi quelle prima non si vedono più. Ok? Quindi io direi che non ci sono domande, potrebbe a un certo punto Facebook chiudere, quindi andiamo verso la chiusura della diretta. Se avete domande o fatemene qui in diretta o su Messenger. Dunque, l'idea è che se volete tornare in forma, siete disordinate, per prendervi cura di voi, dovete prendervi cura anche di dentro di voi prima, dentro di voi per prendervi cura fuori di voi, dell'ambiente, delle vostre cose e riuscire a vivere un percorso anche di tornare in forma con entusiasmo, tranquillità, felicità, sapere che ce la farai con certezza che non fallirai perché poi si farà dura, come tutto. E dunque sono sicura che tutte le donne del percorso, quando finiranno di fare ordine, secondo me tra i loro obiettivi c'è anche questo: il prendersi cura di sé anche da un punto di vista fisico. In realtà non ci sono nel percorso Scelgo Me in piattaforma, è venuta fuori una diretta, ma lunedì volevo proprio riparlarne, ok? Lunedì ne riparliamo. Vision e lasciare andare, va bene? Me lo appunto, così abbiamo già due argomenti. Anche perché quella appunto sarà importante, vi darò un paio di compiti della settimana, ho pensato, così almeno me la fate. Ok, quindi, care leonesse, ok, commenti visti tutti. Noi ci vediamo domani. E grazie per essere qui con me, grande diretta, sono contenta. Insomma, se volete mettervi in forma e fare un progetto a lungo termine, così come anche realizzare un vostro sogno, bisogna imparare a gestire progetti a lungo termine, come fare ordine e ottenere un risultato che ti dia una certezza e quindi quella motivazione forte a dire ce la farò ancora una volta. Con questo io vi saluto, vi auguro una buonanotte a tutte e a domani. Ciao da Francesca, ciao Patrizia, ciao Elisa, buonanotte a tutte, grazie per essere qui con me anche stasera, un bacio a tutte, grazie, grazie. A domani, ciao Leonesse, buon riordino!